bisogna quindi fare attenzione a non sprecare il cibo. Voi pensateci bene, voi l'avete mai fatto? Però ci sono persone che a volte lo fanno e magari non ci pensano. Ecco, sappiate che quando voi notate questi atteggiamenti, dovete essere voi bravi ad essere dei portatori sani di messaggi antispreco. E per fare questo bisogna che cambiamo un po' le nostre abitudini, se queste sono sbagliate. Mamma, ma c'è la buccia! Ma la buccia è saporita e nutriente. Io con la buccia non la mangio. E va bene. Maria Grazia. Io? Niente, niente, maestra, non spreco neanche una buccia. Tranquilla, Maria Grazia, è che ti vedevo assorta. Comunque, bambini, ho notato che questo argomento vi è piaciuto in maniera particolare. E mi è venuta un'idea. Che ne dite se organizzassimo una giornata con uno chef in un ristorante? Sì! Maestra, col Masterchef! Beh, sì, più o meno. Andremo da questo chef bravissimo che ci insegnerà a fare un piatto gourmet e vi assicuro che sarà bellissimo da vedere, buonissimo da sentire, ma soprattutto ottimo da gustare! Maestra, possiamo cucinare anche noi? Ma certo, Martina, e soprattutto possiamo invitare qualcuno che pensiamo possa imparare da questa esperienza. Maestra, ma vale come una lezione in classe? Assolutamente sì. Anzi, oserei dire, molto di più. Benvenuti a casa del nonno 13. Ora vi porto nel mio magico mondo. Siete pronti? Sì! Andiamo! Qui bambini, la magia ha inizio. Tutti gli ingredienti che vedete, preparati in un determinato modo, sono irresistibili. Vedete questo? È un cavolfiore. A chi piace il cavolfiore? No, a me no. Lo immaginavo. Io non l'ho mai nemmeno assaggiato. Bambini, oggi vi lancio una sfida. Vi farò cambiare idea. Impossibile, io le verdure non le mangio. E lo sapete qual è il bello della storia? Che tutti questi prodotti sono a chilometro zero. Siamo pronti? Thank you.
oggi in poi lo cucino. Ragazzi, ma non avevate detto che il cavolfiore non vi piaceva? Come a noi? Abbiamo qui la mozzarella, l'oro bianco della Campania. Prepariamo qualcosa insieme? Preparato i bambini? Così han detto. Eccellente, questi sono piatti di gran prestigio. Signori, questi piatti sono stati preparati dai vostri bimbi con prodotti a chilometro zero e senza sprecare nulla. Quelle. Ma come? Non lo sai? Io il meglio lo lascio sempre alla fine.